Cari amici, benvenuti a questa seconda puntata di Un tiro in Porta Lecce, la rubrica sportiva di portalecce.it. Quest'oggi finalmente possiamo commentare la prima vittoria stagionale del Lecce 2018-2019, maturata contro il Venezia in una gara equilibrata, ma che ahimè si era messa male a causa del gol dell'ex di turno di Mariano, il quale al 60esimo aveva infilato la difesa giallorossa. Una partita che però a un certo punto è cambiata quando finalmente Liverani ha deciso di proporre un gioco più offensivo, perché forse fino a questo punto il Lecce ha dimostrato soprattutto questa carenza, una carenza diciamo di intraprendenza offensiva dovuta, dice qualcuno, soprattutto alle scelte eccessivamente prudenti di mister Liverani. Una prudenza che viene contestata soprattutto nelle gare casalinghe, quando il Lecce potrebbe dimostrare molto di più, perché sembra dotato comunque di un organico che per la categoria può essere considerato davvero all'altezza, e credo che il Lecce lo abbia dimostrato nelle gare di questo inizio campionato, cercando sempre di fare comunque la gara, anche se con esiti non sempre soddisfacenti come nell'ultima partita. Qual è stato, a mio modesto avviso, il momento di svolta della gara? È stato quando Liverani ha schierato in campo Tabanelli e Pettinari, i quali hanno dato più movimento in avanti e soprattutto hanno costretto la difesa avversaria, la difesa dei lagunari, a difendere anche soprattutto Pettinari, e lasciando più libertà di movimento a Simone Palombi, che è stato, secondo me, l'uomo partita, l'uomo decisivo, perché ha realizzato due bellissimi gol, due gol che hanno dato non solo morale ma anche punti in un momento molto particolare del campionato. Se Lecce non avesse vinto, probabilmente si sarebbe aperta una piccola crisi. Ma per un commento più approfondito, io voglio passare la linea al mio amico Pasquale Bruno, che è in collegamento anche quest'oggi con noi. Pasquale, parlaci allora del Lecce che ha vinto finalmente contro il Venezia. Il Lecce batte 2-1 il Venezia e finalmente conquista la prima vittoria in campionato. Prima vittoria che dà serenità all'ambiente e grande fiducia alla squadra e al mister. Mister Liverani, che con due cambi effettuati nella ripresa, Pettinari e Tabanelli, vince la partita. E oggi Liverani per tutti è un grande allenatore. Una settimana fa o 2 settimane fa era un somaro, perché purtroppo quando fai i cambi e vinci, la gente ti dà ragione; quando fai i cambi e perdi, la gente ti dà contro. Questa è la legge del calcio, questo è il pensiero del tifoso. Bene Palombi, doppietta, bene i due ragazzi subentrare la panchina, e lo dico per esperienza, non è facile subentrare e cambiare il verso alla partita. Bovo può dare esperienza alla squadra, e il dubbio o il punto interrogativo di questa settimana è la mantia. Può la mantia essere la chiave di volta del Lecce? Chiave di volta cosa significa? Che ci fa fare il salto di qualità? La mantia, ricordiamocelo, è stato pagato molto, ha un ingaggio molto alto per la categoria, e quindi sta a lui non far ricredere i tifosi e la società sull'investimento fatto. E dicono che è al 50% della forma, e allora io mi chiedo: ma che razza di professionisti sono questi giocatori di adesso, che a fine settembre non sono ancora al top della forma? Posso capire che non possono essere al massimo, però al 50% mi sembra poco credibile. Ecco, quindi adesso sta alla mantia, e lo ripeto, dare segni di vita. E se il giocatore che tutti sperano, o il giocatore per il quale è stato pagato, con lui potremmo veramente fare il salto di qualità. Ringraziamo Pasquale Bruno per il suo prezioso contributo e concludiamo questa puntata rivolgendo il nostro saluto carico di affetto al nostro bomber, cioè Vantoni, il quale qualche giorno fa, come sapete, ha perso il suo caro papà Washington. Siamo vicini a Ceva con ovviamente la nostra preghiera, con il nostro affetto, e aspettiamo che Ceva torni presto tra di noi perché possa anche lui aiutarci a commentare il campionato del Lecce. Con questo vi saluto, ci vediamo fra pochissimo perché, come sapete, martedì, già domani, il Lecce gioca il turno infrasettimanale sul campo di Livorno. Anche quella sarà una partita tostissima, ma il Lecce di Liverani può giocarsela anche lì. Ciao e a presto.